Valentino Rossi nasce ad Urbino il 16 febbraio 1979 da mamma Stefania e papà Graziano. Abita a Tavuglia, il paese a cui sarà sempre molto legato. Il padre Graziano è un ex motociclista professionista che ha gareggiato a buoni livelli tra gli anni 70 e 80 e trasferisce al figlio la grande passione per i motori. Da piccolissimo si appassiona molto sia ai kart che alle minimoto, con cui ottiene molte vittorie. A 13 anni, in accordo con la famiglia, decide di esordire col team Lusuardi nel campionato italiano Sport Production con una Cagiva Mito 125 e l'anno seguente vince il titolo con le derivate di serie e inoltre nel 95 trionfa nel campionato italiano velocità. In quel periodo ovviamente va ancora a scuola ed inverno si lamenta del fatto che fa troppo freddo per andare alle lezioni in scooter. A questo punto papà Graziano lo convince, non senza faticare, ad usare un'Ape 50, mezzo che all'inizio viene sdobbato da Rossi perché è ritenuto per anziani, ma sarà lui stesso a renderlo decisamente sportivo. Facevamo sportellate, ci tamponavamo così per giocare, luce blu, allora Piro si gira e mi fa: mi sa che questi vogliono noi. Ci siamo fermati e proprio il poliziotto è sceso e ha detto: ragazzi, ma che cazzo fate? E ci hanno ritirato le api. E... non l'ho detto né ai carabinieri né a lui, ma a me intimamente è sempre piaciuto che lui andasse in giro con un'ape che ha cronometrato, faceva 130 km all'ora, un'ape 50. In quel periodo segue il moto mondiale e si appassiona al pilota giapponese Norifumi Abe. A un certo punto Suzuka c'è stato questo Norifumi Abe che con questa Honda, tra l'altro bellissima, che era sponsorizzata Mister Donut, era arancione con i cerchi verdi, aveva il numero 56, era bellissima ed è stata tutta la gara con Duan e Schwanz, ecco, facendoli un po' impastire fino a cadere a 3-4 giri dalla fine alla prima curva a più di 200 all'ora. La stagione 1996 sancisce l'esordio di Rossi nel moto mondiale in sella ad una briglia RS125 e il suo soprannome sarà Rossi Fumi, proprio in onore del pilota giapponese. Già dopo le prime gare, Valentino dimostra subito grande talento, tanto da riscuotere l'interesse del manager Carlo Bernat. Anche perché dentro di me dicevo: questo qua diventa un campione o è una pattacca, come si dice in Romagna, clamoroso. Mi convinsi, ne parlai con Graziano. Come numero di gara sceglie il 46, numero che utilizzò anche il padre e che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. Vale è fin da subito competitivo, ma per eccessiva irruenza ed inesperienza cade con una certa frequenza. Io ho capito che cadere non mi piaceva molto e che quindi dovevo trovare un modo per cadere di meno e quindi ho cercato di capire come sbagliavo. Dopo alcune prestazioni di rilievo, tra cui il primo podio il 4 agosto in Austria, dove chiude al terzo posto, il 18 dello stesso mese conquista la sua prima vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca, corso a Brno, gara in cui mette a segno anche la sua prima pole position. Concluderà la sua prima stagione nel moto mondiale
con un 9° posto in classifica generale. Primo podio è un conto, la prima vittoria è un'altra, perché è tutto passo dopo passo, no? Prima cominci a correre con le moto grandi, poi cioè con le 125, poi riesci a vincere, poi passi all'europeo, poi passi al mondiale, poi fai il primo podio, però quando vinci la prima volta dici allora posso vincere, e lì cambia un po' tutto, ecco. La prima vittoria è l'iniezione di fiducia più forte per un pilota, ecco. Pernat vorrebbe portarlo subito in 250, ma Vale non vuole lasciare la 125 prima di aver conquistato il titolo mondiale. Pernat, gli ho detto, scusa, cioè, è da 2-3 anni che corro con la 125, sono arrivato fino a qui, adesso mi vuoi far andare in 250 senza vincere il mondiale, sei matto? La stagione successiva rimane nello stesso team e con l'ottavo di litro della casa di Noale domina la stagione con 11 vittorie su 15, 13 podi su 15 gare e 4 pole position. Dopo aver conquistato il mondiale si profila il meritato passaggio nella 250. Un aspetto che rende Rossi molto simpatico al pubblico è il suo modo goliardico di festeggiare le vittorie. Ormai mascherarsi è diventato un rito e il pubblico non vede l'ora che Vale vinca di nuovo, curioso di scoprire in che modo festeggerà. Con la quarto di litro non è semplice. Valentino, dopo aver vinto il mondiale in 125, ha gli occhi di molti puntati addosso, le pressioni aumentano e con esse anche un'eccessiva irruenza che lo porta a sbagliare in pista. Il 98 è stato un anno difficile, un anno di passaggio, le prime difficoltà, le prime polemiche, le prime cadute, errori, la gente già, cioè ho capito che comunque la gente, cioè vabbè, c'è sempre qualcuno che quando sei importante e bravo ti aspetta al varco, ecco, solo per il semplice gusto di sputtanarti, ecco. Il duplice zero iniziale non scoraggia Valentino, che chiude la stagione con un filotto di 4 vittorie. Oltre alla prima ad Assen, sarà davvero magica la vittoria ad Imola, dove, con la consueta ironia, a fine gara ringrazierà un suo improbabile quanto inventato sponsor. Volevo ringraziare Polerio Osvaldo, che mi ha supportato in tutti questi anni di carriera, e l'anno prossimo sicuramente sarà ancora con me. E grazie anche al pollo di Osvaldo. Poi però alla fine del 98 ho cambiato passo, ho vinto 4 gare di fila e ce l'ho fatta, ho cominciato a battere Capirossi a Rada. E quindi per il 99 diciamo che ero pronto.
per il mondiale della 250. Instaura fin da subito uno splendido rapporto con Loris Capirossi. Tra me e lui c'è un grandissimo rispetto. A me Capirossi mi ha sempre trattato benissimo quando lui era già campione del mondo e io avevo 14 anni. E addirittura mi ricordo che a Bruno una volta mi ha fatto dormire nel suo camper la sera prima di una gara, che se gli chiedevo le cose lui me le portava sempre, è stato sempre veramente un grande con me. L'anno 1999 vede Rossi promosso ad unico pilota ufficiale a Briglia. In quella stagione Vale fa praticamente il vuoto. Chiude la stagione con 309 punti, conquistando 9 vittorie, 2 secondi posti, un terzo posto e 5 pole position, lasciando praticamente le briciole ai rivali Ukawa e Capirossi. Valentinic, come si fa chiamare ora, è il nuovo campione del mondo della 250. Per Vale è arrivato il momento di cimentarsi nella classe regina. Il 500 sono sempre stato veloce dall'inizio, però ero il primo anno soprattutto molto falloso, ecco, quindi mi ci voleva un po' per capire come andare così forte, più in sicurezza e senza sbagliare. Dunque, passa in 500 nel team Honda, gestito dal capotecnico Jeremy Burgess. Nella sua prima stagione fa esperienza, fatica un po' all'inizio, ma si riprende nella seconda parte. Vince i Gran Premi di Gran Bretagna e Brasile e si inserisce nella lotta mondiale. Chiude all'esordio con un lusinghiero secondo posto nella classifica generale con 209 punti. Le prime due gare sono caduto che non serviva e sono tornato a casa dopo le prime tre gare con 50 punti di svantaggio già da Roberts e quindi alla fine sono riuscito a fare secondo, però se ci avessi creduto di più magari potevo anche vincere l'esordio. In questa fase della carriera inizia la forte antipatia per il pilota romano Max Biaggi. Biaggi mi è sempre stato antipatico. Anche quando guardavo le gare, quando io guardavo le gare alla tele, lui vinceva, io non ho mai tenuto per Biaggi, ecco, e non lo so perché. Quando sono arrivato al mondiale, Biaggi era il re del motociclismo, sicuramente italiano, e in proiezione poteva diventare il re del motociclismo e se andava in 500 e vinceva il mondiale, ecco, perché in 250 dominava ed era comunque un grande protagonista. Io sono arrivato dall'ultimo degli sfigati e ho subito detto, ma Biaggi mi sta antipatico. Ecco, quindi questo non ha aiutato molto nel nostro rapporto. L'8 aprile 2001, durante la prima gara del Moto Mondiale a Suzuka, in Giappone,
Max Biaggi si rende protagonista di un gesto deprecabile che non farà altro che inasprire i rapporti già tesi tra lui e Valentino. Io, vabbè, lui non mi faceva passare, io ero più veloce, ho cercato di passarlo all'esterno all'uscita dell'ultima S e lui mi ha dato una gomitata apposta e mi ha buttato nella terra. Ci sono 3 metri di erba e poi c'è il muro. Valentino, dopo la gomitata subita ad oltre 200 km orari, mostra al pilota romano il dito medio e a fine gara, dopo la vittoria del pesarese, la tensione prosegue. Il giorno dopo di Suzuka, addirittura i giornali avevano messo e avevano fatto sembrare quasi più grave il mio dito che gli ho fatto dopo che lui che mi aveva provato a buttare fuori, che invece lui mi ha fatto rischiare la vita. Ma il peggio deve ancora venire. Sul circuito di Barcellona, Rossi coglie la 4ª vittoria stagionale nella classe 500, al termine di una gara strepitosa che dopo una pessima partenza lo vedeva addirittura 16° al primo giro. Valentino, dopo una grande rimonta, si piazza sul gradino più alto di un podio tutto tricolore davanti al nemico sportivo Biaggi e a Loris Capirossi. A fine gara però, nel backstage del podio, si consuma il misfatto. Il tutto nasce da una lite tra Biaggi e l'allora manager di Rossi, Luigi Gibo Badioli. Io da 16° li ho passati tutti, sono arrivato a lui, l'ho passato, sono andato via e ho vinto. Io stavo parlando con Gibo, col mio ex manager, lui gli ha dato una spinta e da lì è nato un tafferuglio, no? E Biaggi mi ha detto vieni anche te che ti meno anche a te e poi ci siamo attaccati, vabbè, tutte queste cose qui. Il campionato della classe 500 non ha storia. Valentino lo domina dall'inizio alla fine. Per Rossi questo sarà un titolo speciale, perché sarà l'ultimo ottenuto con la mezzo litro. Infatti la classe regina, a partire dal 2002, viene denominata MotoGP. Essendo l'ultimo anno della 500 con Biaggi che è stato lì, cioè la grande battaglia con Biaggi c'è stata, però io ne ho vinto 11 gare e lui ne ha vinte 3, ecco, quindi. Il Moto Mondiale 2002 è il primo ad adottare i regolamenti della neonata classe MotoGP, caratterizzata dalla possibilità di schierare motori a 4 tempi da 990 cm cubici. Nonostante queste modifiche, Rossi, che da quest'anno corre con una Honda ufficiale del team Repsol, continua a dominare la scena e ottiene 11 vittorie. Con ben 355 punti, Valentino si laurea per la 4ª volta campione del mondo e diventa il primo motociclista della storia a laurearsi campione del mondo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Ma i rapporti con la Honda iniziano a deteriorarsi. I rivali più agguerriti in quel periodo sono il solito Biaggi, lo spagnolo Seteji Barnau e il giapponese Daijiro Kato. A parte che è stato un mio avversario forte, perché Daijiro era un pilota fortissimo, e però era un giapponese veramente simpatico, giovane, con 2 bambini piccoli. Il 20 aprile del 2003 a Suzuka il povero Kato muore a causa di un incidente terribile sul circuito di casa. Invece di andare a destra è andato a sinistra. Non si è capito bene perché.
adesso, ancora adesso non si sa e non ci sono immagini. In passato avevano cercato di fare delle commissioni di sicurezza, diciamo, però lì è stato il momento giusto e l'incidente di Cato è servito tantissimo per organizzarci e per farci per diventare importanti, ecco. Ma nonostante le innumerevoli vittorie, qualcosa turba l'animo di Valentino. Se vincevo era prendevo 6. E quando mi capitava di fare degli errori, tutti mi dicevano: "Ah, neanche con quella moto lì riesci a vincere", o comunque Valentino vince perché c'ha la moto che va più forte delle altre. È stato uno degli unici anni che era diventato un lavoro, quasi, andare alle gare. Non ce l'avevamo più voglia, né lui né io. Il primo ad accorgersi delle frizioni tra la Honda e Rossi è il dirigente Yamaha, Davide Brivio. Quando sei dall'altra parte e devi affrontare Valentino Rossi e lui vince sempre, tu pensi che se lui fosse con te probabilmente ti darebbe una grossa mano. Mi ha messo il tarlo nel cervello, diciamo, e mi ha fatto cominciare a pensare alla Yamaha. Quindi è stato molto merito suo. Al fine di convincere Rossi a passare nella casa del diapason, Davide Brivio decide di raggiungere Valentino in vacanza di Ibiza. Da lì in poi si susseguiranno diversi incontri top secret e a Rossi verrà mostrata anche la Yamaha M1. Ci disse che non era male, bella però così. Poi dopo ho scoperto successivamente che non gli era piaciuta per niente, stava un po' bleffando. Mi ricordo che c'era il display molto bello e allora noi per sdrammatizzare abbiamo detto che comunque il cruscotto ci piaceva, ecco, però il resto della moto non era il massimo. E siamo andati lì a parlare e c'era Gibo, Lin Jarvis, che lavora ancora tuttora con Davide Brivio, io e un nostro amico, uno della tribù di Chihuahua, un nostro amico che faceva il palo fuori. Ha fatto anche, no, non scherzo, secondo lui arrivava veramente qualcuno, forse arrivava qualcuno, e arriva qualcuno, noi tutti sui tavolini, quindi vedi delle scene assurde. Lin Jarvis, uno dei boss Yamaha insieme a Furuzawa, che si infilava sui tavolini, scene assurde. Mi ricordo Vale si presentò con il suo solito blocchettino, con una serie di domande, ma su una cosa ti voglio chiedere, allora per questo come facciamo, questo come funziona? In quel momento lì era una mossa veramente azzardata, un po' da pazzi. Ecco. Io però ci stavo pensando già da 2 mesi, quindi in quel momento ho deciso comunque di andarci. E quando gli ho detto sì, che ci siamo dati la mano, Lin Jarvis e Brivio mi guardavano un po', cioè come per dire, ma sei sicuro? Vale chiude la stagione con Honda, vincendo il secondo titolo mondiale in MotoGP. Terzo nella classe regina, se consideriamo il titolo in 500. È la fine di un ciclo ed è il disamoramento con Honda. Grandissima casa, ma troppo fredda, troppo preponderante sul pilota. Vale accetta il corteggiamento a lungo segreto della Yamaha, poi decide di firmare, prendendosi non pochi rischi, vista la poca competitività della moto. Un solo podio in tutta la stagione, con Barros alle mani. Vuole dimostrare che il pilota conta almeno, se non di più, della moto e, come sempre, lo farà alla sua maniera, anche se un pizzico di preoccupazione aleggia nel team Rossi. Io lasciavo una moto, cioè come la Honda ufficiale, ai miei più grandi rivali che erano Biaggi e Gibernau. Tutta questa pantomima durata anni, l'Honda ufficiale di Valentino, l'Honda ufficiale di Valentino, loro hanno provato la moto e tutti e due hanno detto: "Ah, adesso ho capito come faceva Valentino a vincere le gare". Quindi quella l'ho sottolineata col pennarello e mi sono tenuto il motosprint in caldo nella mia camera. Dottore, come ormai si fa chiamare Vale, è motivatissimo. Fin dai primi test pretende moltissimo dal team e soprattutto dai meccanici. Giorno per giorno rivolta la M1 Yamaha come un calzino
perché vuole essere competitivo coi primi fin da inizio stagione. Ho cercato di metterli subito al lavoro e poi io dicevo sempre a Brivio: guarda Brivio, che sei tu che mi hai portato in questa situazione, quindi se la moto non va, cioè, io me la prendo con te. E lo massacravo sempre. E poi all'inizio era una provocazione e io gli ho detto: qui noi bisogna che proviamo a vincere subito la prima gara. E gli ho detto: Vale, sai, io avevo molto spaventato questa cosa, dico: Vale, cioè, proviamo, però insomma io spero, però non credo sarà così facile, insomma ci aspetta un sacco di lavoro da fare, non so se saremo pronti alla prima gara. Si arriva dunque al primo appuntamento della stagione, a Welcome in Sudafrica. I rivali ostentano sicurezza, convinti che Vale, senza la sua Honda, mangerà la polvere, ma il pesarese, nonostante non abbia i favori del pronostico, appare molto sereno e concentrato. Boh, sapevo che domenica era il giorno più importante della mia carriera e che veramente avrei potuto fare qualcosa di indimenticabile, e però allo stesso tempo ero molto, molto sereno, ecco. E subito bagarre con la Honda del rivale Biaggi, che è nettamente avvantaggiato in rettilineo rispetto alla M1 di Rossi, ma Vale riesce a stargli attaccato recuperando nel misto con staccate ad alto coefficiente di difficoltà. La mia M1 non era competitiva per vincere, non era a livello della Honda, era chiaro. Biaggi nel rettilineo, anche se era corto, mi sverniciava sempre, ecco. Io ero tecnicamente in netta difficoltà. I team rivali guardano i dati increduli. La Yamaha tiene il passo con la Honda già dalla prima gara. Ma a Vale non basta essere competitivo, lui vuole vincere e all'ultimo giro dimostra a tutti che è il re del motomondiale. Fine gara, stremato, parcheggia la sua M1 e si lascia andare alla commozione. Valentino Rossi ha dimostrato a tutti che è indiscutibilmente il miglior pilota in circolazione. Come on, answer.
Il lavoro di Valentino e del team Yamaha è superlativo. Rossi, in sella alla sua M1, è uno spettacolo, sia nella messa a punto della moto, sia in gara, dimostrando quanto sia determinante il pilota oltre al mezzo. A tre gare dal termine, Rossi ha 39 punti di vantaggio sullo spagnolo Seth Gibernau, che in Qatar approfitta di una piccola negligenza del team Rossi per far penalizzare il pesarese. Era l'asfalto sporco e Jeremy era andato a pulire la casella dove partivo con lo scooter, ma è una cosa che veramente, cioè, non fa nessuna differenza, ecco. E loro lo hanno visto e visto che nel regolamento dice che, diciamo, non si può pulire, non si può andare a modificare la griglia di partenza, e sono andati a farmi reclamo. E arriva Brivio e mi fa: ci fanno partire in ultima fila. Ma io gli ho detto: ma come ci fanno partire in ultima fila? Io però con Gibernau ho avuto sempre abbastanza buoni rapporti, perché comunque a me Gibernau mi sta simpatico, come lui, come persona, ecco. E noi siamo stati sempre abbastanza amici. Poi però in Qatar lui mi ha tradito, ha giocato sporco, ecco. Solitamente glaciale, Valentino ci lascia innervosire dall'accaduto e, anziché amministrare il vantaggio, vuole a tutti i costi raggiungere Gibernau e cade. Grazie allo zero in classifica del dottore, lo spagnolo riapre il mondiale e si riporta a soli 14 punti dal rivale. Quella sera lì a cena, mancavano ancora tre gare, e io gli ho detto: quest'anno Gibernau non vince più, da qui alla fine non vince più, perché le vinco tutte io. La determinazione di Valentino è granitica. Vuole a tutti i costi vincere il mondiale all'esordio con la Yamaha e, imparata la lezione del Qatar, convoglia tutta la rabbia accumulata per l'ingiustizia subita e la trasforma in energia positiva. Vince le successive tappe del mondiale e si presenta all'ultima gara di Phillip Island col titolo mondiale praticamente in tasca e, con la consueta ironia, trova perfino il tempo di deridere gli avversari. Fuori classe di Tavuglia potrebbe accontentarsi anche del secondo posto, ma si sa, Valentino Rossi è un cannibale e non è nella sua indole amministrare le corse. Quell'ultima gara sarebbe stato sufficiente la seconda posizione, e mi ricordo che quando transitarono per l'ultimo giro Gibernau era primo, Valentino secondo. Sapevo che sarebbe stato sufficiente, però sapevo anche che Valentino non si sarebbe accontentato. E poi comunque fare il tornantino a destra e le ultime due curve a sinistra davanti, con lui incollato dietro, sapendo che sul traguardo c'era il campionato del mondo con la Yamaha, sono stati
10-12 secondi di grande adrenalina, ecco. Ingaggia un duello pazzesco con Sete Gibernau fino all'ultimo giro, lo sorpassa e vince. Valentino ce l'ha fatta, ha riportato la Yamaha ad un titolo mondiale dopo oltre 20 anni. Finalmente lì ho dimostrato che non era solo merito della moto. E ho dimostrato soprattutto a me stesso, ma anche all'altra gente, che potevo vincere anche con la Yamaha. Anche nel Motomondiale 2005, Rossi vince la competizione con 367 punti, divenendo campione del mondo per la 7ª volta, con 4 gare di anticipo a Sepang il 25 settembre. Si prende una comprensibile pausa ai 2 anni successivi, lasciando il titolo mondiale prima all'americano Nicky Hayden su Honda e poi all'australiano Casey Stoner su Ducati. Come sempre, con superficialità e invidia, qualcuno lo dà per finito, ma è tutta benzina per riaccendere il fuoco competitivo di Valentino, che infatti torna a vincere nel successivo biennio, portando addirittura a 9 i suoi titoli mondiali. E poi sinceramente era anche una cosa un po' polemica per quelli che nel 2007 mi avevano dato per finito dopo 5 mondiali di fila, quando uno non vince 2 volte è già finito, allora scusate il ritardo. Poi Valentino Rossi, 83 giri veloci, 162 podi, 123 vittorie, 226 gare, a dita incrociate, sta viaggiando verso il nuovo sogno di un mondiale, perché poi in terza posizione sta per arrivare un monumento che è quello di Valentino Rossi, 9 il quadrato di 3 e lui è terzo dietro a Pedrosa. 9 è il numero atomico del fluoro, 9 mesi la gestazione, 9 le muse e 9 la sinfonia che contiene l'inno alla gioia. Dopo tutte queste epiche imprese, le stagioni successive saranno decisamente più opache. Nel 2010 subisce un intervento chirurgico per la frattura scomposta di tibia e perone, a causa di un brutto incidente sul circuito del Mugello durante le prove del Gran Premio d'Italia, che ne compromettono la stagione. Nel biennio 2011-2012 lascia la Yamaha e passa in Ducati nel tentativo di diventare l'unico pilota della storia a vincere il titolo nella classe regina con 3 marche diverse. L'esperienza con la rossa di Borgo Panigale, che all'inizio entusiasma tutti, visto il binomio pilota-moto tutto italiano, si rileva un autentico fiasco che porterà Valentino sul podio solamente in 3 occasioni e senza alcuna vittoria. Sarà l'ex tecnico Ducati Manuel Cazot a discolpare Valentino da ogni responsabilità, dichiarando: «Valentino Rossi non ebbe nessuna colpa. La moto era molto difficile da capire in breve tempo e forse fu commesso lo sbaglio di volerla cambiare troppo. Valentino non si è trovato per nulla a proprio agio con la Desmo 16,
una moto molto diversa e più scorbutica rispetto alla M1, che ormai guidava da diversi anni e con la quale il feeling era al top. Dopo l'esperienza negativa in Ducati, fa il suo ritorno in Yamaha, con risultati decisamente più soddisfacenti, senza però riuscire mai a riconquistare il titolo mondiale che sfiora solamente nel 2015 e che vede sfumare per un comportamento vergognoso del pilota Marc Marquez. Nella seconda parte di stagione, per dire tutto, Orga è stato molto bravo, e però fino a quando le cose sono andate normalmente ero in testa fino a Motegi con 18 punti, no? E avevo una grande possibilità di vincere, ma da Phillip Island è successo qualcosa di strano che nessuno si sarebbe aspettato. Il comportamento di Marquez è stata una cosa veramente imbarazzante e bruttissimo per il nostro sport, una cosa che non era mai successo prima, una cosa che nessuno si aspettava, e già da Phillip Island ha cominciato a fare il guardiaspalle di Lorenzo, e quindi io mi sono venuto a trovare nella situazione di dover lottare con due piloti, no? Che tra l'altro molto forti, e da lì tutto è cambiato, perché è stata una variabile che nessuno si aspettava, no? E l'unica cosa che sono contento è che anche oggi tutti hanno visto qual era il loro piano, no? Che era già iniziato a Phillip Island, e sinceramente mi rende molto triste, e penso che il nostro sport abbia fatto una figura bruttissima per tutta la gente che guarda, e non capisco sinceramente il comportamento della Honda che permette a un suo pilota di appositamente far vincere una Yamaha e oltretutto non far vincere neanche l'altra Honda, perché oggi Marquez ha tirato fuori gli artigli solo col suo compagno di squadra, rischiando anche di buttarlo fuori. E spero che questo comportamento con l'andare del tempo gli si rivolti contro, cioè che fra qualche mese capisca quello che ha fatto, ecco. E per chiudere, Lorenzo è molto bravo, e sarebbe stato bello giocarselo ad armi pari, giocarselo in pista, avrei potuto vincere o perdere, ma così è veramente una cosa brutta, e penso che neanche lui non deve essere tanto contento. L'età avanza e Valentino sa di non essere più quello di un tempo, ma le moto sono la sua vita, e visto che continua a divertirsi in sella ad una Yamaha, continua a gareggiare fino al 2021, quando il 14 novembre decide ufficialmente di ritirarsi dalle competizioni. E ho deciso di smettere alla fine dell'anno, quindi sarà purtroppo l'ultima mezza stagione come pilota di MotoGP, e naturalmente mi dispiace un sacco, perché sinceramente avrei voluto correre per altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile. Dal 2022, dopo essersi ritirato dalla MotoGP, si dedica alle corse automobilistiche, partecipando al GT World Challenge Europe. È anche proprietario della squadra motociclistica VR46 e ha aperto anche l'Academy, che non è altro che una scuola per giovani piloti che vogliono imparare il mestiere dal più grande di sempre, Valentino Rossi. Il 4 marzo dello stesso anno diventa padre di una bambina, avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello, e non sarà l'unica. Valentino Rossi è stato senza discussioni uno dei più grandi sportivi della storia. Come tutti i grandi campioni, conta qualche critico irriducibile. Libertà di culto, del resto. Per quanto mi riguarda, la questione non si pone. Sono grato a Valentino Rossi per quello che ci ha dato in termini di libidine motoristica, gioia da domenica, qualità della piega, della parola e dell'ironia. Credo che il segreto di tante sue vittorie, oltre all'incommensurabile talento, sia stata la conservazione della propria adolescenza,
Vale ha bisogno di quel lato fanciullesco e giocoso per continuare ad emozionarci e ad emozionare. Valentino Rossi è il pilota che ha conquistato più podi nella storia del motomondiale, per un totale di 235. È il pilota ad aver vinto su più circuiti diversi, 29. Il pilota ad aver conquistato più vittorie nella storia della MotoGP, 76. Il pilota con più titoli vinti in MotoGP, 6, al pari di Marc Márquez. Inoltre è il secondo pilota per numero di vittorie nel motomondiale, dietro solo al grande Giacomo Agostini, che però concentrò i suoi successi nel decennio in cui correva sia in 500 che in 350. Ed è il terzo pilota nella storia, sia per pole position conquistate, 65, che per numero di mondiali vinti, 9, al pari di Mike Haywood. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere un like, inserire un commento e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Come sempre, ci vediamo sabato prossimo!